Qui io motivo la mia scelta, l'organizzazione del mio intervento facendo riferimento appunto a una mia formazione che è doppia, da un lato scientifica e dall'altro filosofica, e all'esperienza di insegnamento nell'ambito della formazione iniziale dei docenti, sia di ambito scientifico sia di ambito filosofico. Quindi io ho sempre avvertito come un tema molto molto interessante la questione delle due culture, no? La famosa Naturwissenschaften e Geisteswissenschaften di Wilhelm Dilthey, di Max Weber o ancora di Moritz Schlick, che Snow richiama in quel testo molto noto, apparso alla fine degli anni 50, di cui qui ho estratto un piccolo commento, quando appunto Snow rimarca come la maggior parte delle persone di cultura umanistica non ha la più pallida idea di che cosa sia la seconda legge della termodinamica e forse avrebbe delle difficoltà a definire in modo adeguato concetti quali massa e accelerazione. Bene, penso che la formazione, sia iniziale, docenti, sia quella in servizio, possa essere un'utile occasione in cui ci è consentito di porre in contatto, in stretto contatto, docenti di ambito umanistico, docenti di ambito scientifico, portando gli uni a riflettere sugli aspetti scientifici, sulla importanza appunto degli aspetti culturali della scienza e gli altri sulle questioni di ordine filosofico. Richiamo brevemente quelle che sono state le due più importanti esperienze di formazione di docenti in Italia, dal 99 al 2009 l'ESIS, la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, dove ho operato fin dall'inizio, poi le due esperienze di tirocinio formativo attivo che purtroppo per molte ragioni avrebbero dovuto avere una durata annuale, sono rimaste compresse in pochissimi mesi, mediamente tra metà fine gennaio e fine maggio. E infine la formazione, la FIT, appunto, che doveva essere attuata, no, secondo i dettami della buona scuola e che tuttavia non ha visto, almeno per quanto ne so, ancora come dire, uno sviluppo adeguato. Io credo che la formazione iniziale dei docenti sia un momento importante, un turning point nel loro percorso professionale. Pertanto, cercare di colmare la separazione tra le due culture è un momento, questa è un'utile occasione per appunto operare questo tentativo. Richiamo brevemente, per alcuni, per altri sarà notissima la struttura delle SIS. Le SIS vedevano la propria attività didattica, organizzata su 2 anni, con 120 crediti, organizzata su 4 aree, una psicopedagogica, l'area 1, un'altra di approfondimento e di didattiche disciplinari, una terza di laboratorio di didattiche disciplinari, e infine la quarta col tirocinio diretto e indiretto. Io ho operato nell'ambito scientifico e in quello di scienze umane, e seguendo un po' l'orientamento proprio della SIS Liguria, ho cercato, anche con altri docenti colleghi, di integrare molto il momento della didattica disciplinare, dell'approfondimento di didattica disciplinare con il laboratorio di didattica. E questo l'ho attuato sia nell'indirizzo scientifico sia in quello scienze umane. In particolare qui vi porto l'esempio del corso di didattica alla filosofia, al laboratorio di didattica della filosofia, che però era rivolto non solo agli specializzandi di filosofia, ma anche a quelli di matematica e fisica, ai corsisti delle cosiddette abilitazioni riservate e a docenti di ruolo. Mi sono interrogata all'inizio, quando ho diciamo, progettato questo corso, su quelle che potevano essere le strategie didattiche da adottare. E studiando, leggendo, appunto, vagliando le varie pubblicazioni presenti, sono molte nella letteratura, mi sono resa conto che un punto di contatto tra l'ambito filosofico, quello fisico,
per quello che attiene alla formazione docenti, poteva essere quello dato dai testi originali e quindi da una lettura critico-argomentativa dei testi originali. E pertanto su questo, con questa strategia ho progettato i due corsi che qui vi porto come esempi molto schematicamente. Il primo è centrato sulla seconda metà del Cinquecento, la prima metà del Seicento, e il secondo invece sulla prima metà del Novecento, con le problematiche legate alla nuova fisica e alla riflessione filosofica. Il corso era così strutturato, erano previste 7 lezioni, infatti qua vedete le prime 3 e nella slide seguente le altre 4, così concepite: una prima ora di approfondimento disciplinare, in direzione diciamo più che altro frontale, e una seconda e una terza ora dedicata alle esercitazioni. Appunto partecipavano sia, come dicevo, specializzandi di ambito filosofico, sia specializzandi di ambito matematico-fisico. La prima lezione, ovviamente, affrontando il tema della nuova astronomia, della rivoluzione astronomica, verteva su Copernico. I temi che venivano affrontati nelle esercitazioni, i brani, erano tratti da De Revolutionibus, ad esempio la lettera famosissima di Osiander, o ancora la prefazione e la dedica a Paolo III. Nella seconda lezione, in genere appunto proponevo gli altri sistemi astronomici, quello di Tycho e di Kepler, non gli unici ma i più significativi del tempo, e con letture e commenti da Astronomia Nova, da altre opere in genere di Keplero. Un primo momento di riflessione critica, con una suddivisione tra il gruppo dei filosofi e quello dei fisici, avveniva al momento della terza lezione, quando appunto affrontavo in modo molto schematico e rapido alcune tematiche di filosofia e storia della scienza del Novecento proposte da Coiré e Kuhn, e i filosofi, gli specializzandi in filosofia, erano chiamati a progettare dei percorsi didattici che appunto vertevano sulla rivoluzione astronomica e le varie interpretazioni date nel corso del Novecento. Gli specializzandi in fisica invece in genere li orientavo a concentrarsi sull'aspetto delle simulazioni, dei modelli tolemaico, copernicano, tiponico, utilizzando ampio materiale disponibile in rete. Le lezioni poi 3, 4 e 5 vertevano ovviamente su quella grande figura che è Galileo. Nella lezione 4 il tema soprattutto del rapporto fede-ragione, con letture dalle lettere copernicane. Nella 5 e nella 6 temi scientifico-filosofici collegati al linguaggio della natura, ai nuovi strumenti che Galileo introduce nelle sue ricerche, lontanamento dalla cosmologia, dalla filosofia aristotelica. Qui gli specializzandi in filosofia e quelli in fisica erano chiamati a lavorare, a sviluppare dei percorsi didattici, approfondire e discutere brani dal Saggiatore, dal Dialogo o ancora dal Siderius Nuncius, e da Dialogo ancora, dai discorsi e dimostrazioni intorno a due nuove scienze. Il momento finale conclusivo del corso si concentrava su contributi importanti di storia e filosofia della scienza del Novecento, in particolare centrati sulla figura di Galileo, che presentavo nella prospettiva di Geymonat, di Coiré, di Kuhn, di Feyerabend, di altri autori. Gli specializzandi in filosofia erano chiamati a sviluppare percorsi legati alle interpretazioni della rivoluzione scientifica, così come vennero formulate nel secolo scorso, e gli specializzandi in fisica parallelamente a attività
legate ai testi, ad esempio ricerche lessicali nei testi di Galileo, ad esempio il termine matematica come e dove ricorre nei dialoghi, nella prima, nella seconda, nella terza giornata. Qui adesso vi proporrò rapidamente alcuni brani che sono stati poi dagli studenti particolarmente graditi, che hanno dato luogo poi ad approfondimenti dei singoli specializzandi, eventualmente allo sviluppo di percorsi didattici che poi venivano sperimentati in classe, nelle classi reali dei licei. Qui vediamo l'acume, l'acutezza di Galileo che vuole colmare la grande distanza tra il mondo terrestre e il mondo lunare, ma partendo da osservazioni molto semplici, immediate. Osserva come la superficie della Luna non sia per nulla liscia, uniforme, sferica, come vogliono i filosofi, ma è scabra, disuguale. E quando la Luna ci mostra i corni splendenti, ovvero non nel caso della Luna piena e neanche della Luna nuova, ovviamente, il termine che divide la parte oscura dalla luminosa è segnato da una linea disuguale. In questo testo, che nell'originale è in lingua latina, ovviamente, qui propongo una traduzione di Battistini, Andrea Battistini, e di Maria Timpanaro, Cardini, ovviamente là dove osserviamo la parte oscura osserviamo anche lucide escrescenze. Io ho posto in evidenza appunto in blu i punti, le parole chiave. E nella zona illuminata troviamo particelle tenebrose. Bene, che spiegazione fornisce Galileo, molto semplice, molto efficace di questa osservazione? Bene, le piccole macchie hanno tutte la parte nericcia rivolta verso il luogo del sole, la parte opposta al sole invece pare coronata da contorni molto lucenti, quasi da montagne accese. Ma questo è esattamente quello che osserviamo sulla Terra al momento dell'alba. Ecco allora che la grande distanza tradizionale nel modello aristotelico, diciamo, nella teoria aristotelica, tra il mondo terrestre e quello lunare, ecco che viene a colmarsi questa distanza. Terra e Luna sono simili, ma la proposta di Galileo è in questo modo molto semplice e molto efficace. Un altro brano che molto spesso era oggetto poi di approfondimenti nell'ambito appunto dei percorsi didattici che venivano realizzati dagli specializzandi, quello che riguarda la percezione matematica di Galileo e il fatto che quando, appunto questo possiamo leggere nel dialogo, Salviati osserva quando l'uomo conosce con la modalità intensive, bene, conosce perfettamente, con assoluta certezza, e conosce attraverso le scienze matematiche pure, cioè attraverso la geometria e l'aritmetica, nelle quali l'intelletto divino come si distingue da quello umano? Semplicemente perché l'intelletto divino conosce tutte le proposizioni, mentre quello umano solo una parte. Ma là dove l'uomo conosce matematicamente bene, egli conosce esattamente come Dio. E questa nuovamente è una fase, un momento molto, molto importante della proposta galileiana, che ha una valenza sia filosofica sia per appunto l'insegnamento della fisica stessa. Continuando ancora un terzo brano che mi è particolarmente caro e semplice apparentemente, come sono semplici, acute, geniali, no? Molto spesso le proposte galileiane. Galileo ci dice, per la bocca di Salviati, prendiamo in considerazione una superficie piana, dritissima, inclinata, vi poniamo una palla sopra che viene lasciata cadere spontaneamente. Bene, che cosa osserveremo? Che spontaneamente scende e che va accelerandosi.
E se il piano fosse ascendente? Se il piano fosse ascendente, ci vorrebbe della forza a spingere il mobile e anche per fermarlo. E il moto impresso andrà continuamente diminuendo fino a che non si annichila, non si azzera. E dunque, salviati, qui chiamo in causa Simplicio. Ora ditemi, Simplicio, che cosa accadrebbe se la superficie non fosse né acclive né declive? Ovviamente Simplicio, violando quello che era poi l'approccio tipico aristotelico, è costretto ad ammettere che il moto permarrebbe se non ci fosse né declività né acclività. Salviati incalza, e se lo spazio fosse interminato, il moto sarebbe senza termine. Ecco, io credo che questa sia una modalità per proporre in una classe il principio di inerzia molto efficace, molto semplice, collegata appunto a un esperimento mentale che Galileo ci chiama a fare. È pur vero che dal punto di vista storico, poi Galileo non è colui che formula in modo rigoroso il principio di inerzia, perché egli faceva riferimento all'inerzia circolare, d'accordo? Però possiamo, no, in qualche modo utilizzarlo proprio per proporre agli studenti un approccio molto efficace al principio di inerzia. Un ultimo brano è La caduta dei gravi. Galileo, con Simplicio, no? Appunto Simplicio ci dice: Galileo suppone che mobili diversi si muovano nello stesso mezzo con diseguali velocità. E Salviati incalza. Ma se, i due mobili, se dei due mobili ne avessimo uno più veloce e uno più lento, che cosa faremmo congiungendoli? Congiungendoli, ovviamente, il più lento sarebbe. Scusate, il più veloce sarebbe ritardato dal più lento e viceversa. Ma allora, se prendiamo in considerazione una pietra grande che si muove con 8 gradi di velocità e una minore con 4, congiungendole dovremmo osservare una velocità minore di 8 gradi e maggiore di 4. Ma è anche vero che se consideriamo le due pietre congiunte, abbiamo a che fare con una pietra maggiore che ha una gravità maggiore di quella precedente, che si muoveva con 8 gradi di velocità. Dunque, questa maggiore andrebbe a muoversi men velocemente della minore, ovvero quella con quella unita, no? Con una velocità inferiore a 8 gradi. E questo è contro la vostra ipotesi. Pertanto, la vostra ipotesi da rigettare. E nuovamente questo brano molto semplice, io credo che sia particolarmente utile per avvicinare gli studenti liceali a questo concetto non assolutamente ovvio. Bene, qui ancora prosegue questo brano, ma non mi attardo ancora su questo. L'altro esempio che volevo farvi, invece legato alla fisica e alla filosofia della fisica del Novecento. In genere partivo dalla proposta laplaciana, ovvero dal paradigma deterministico che Laplace ci illustra nel suo Essai philosophique sulle probabilité, ovvero saggio filosofico sulle probabilità, laddove appunto ci dice: dobbiamo considerare lo stato presente dell'universo come l'effetto del suo stato anteriore, come la causa del suo stato futuro. Un'intelligenza che conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell'universo e dell'atomo più leggero. Nulla sarebbe incerto per essa e l'avvenire come il passato sarebbe presente ai suoi occhi. Ecco che ricompare, no? Ricompare quel conoscere intensive di cui abbiamo visto parlare Galileo nel dialogo.
questa prima lezione era poi oggetto di così, esercitazioni che vertevano appunto su brani tratti dal testo di Laplace. Ovviamente per giungere alla fisica e alla filosofia del Novecento sarebbe stato corretto soffermarsi su alcuni aspetti importanti della storia della fisica e della filosofia dell'Ottocento, qui invece ovviamente ragioni di tempo imponevano di andare velocemente al punto, ovvero affrontare il dualismo ordina corpuscolo di De Broglie, il principio di determinazione di Heisenberg, con esercitazioni centrate su Heisenberg e con diciamo un momento anche esplicativo legato all'esperimento delle due fenditure, che ha sempre una valenza anche nei confronti dei filosofi in formazione molto importante. Le ultime quattro lezioni andavano a toccare ovviamente le problematiche correlate al determinismo, alla causalità, al principio di complementarietà di Bohr, ampiamente utilizzando nelle esercitazioni testi tratti da opere di Bohr. Tra l'altro vi è un volume, I quanti la vita, tradotto in italiano, che ha visto più di una edizione, che seleziona diversi brani piuttosto interessanti. Ovviamente qui si trattava, la sfida per me, docente nei corsi di formazione, era data proprio dal fatto di sintetizzare in modo efficace, più possibile rigoroso, ma anche molto compatto, questioni delicate come l'interpretazione di Copenaghen. E nella lezione 6 proporre una sintesi di quelle che erano le posizioni che emersero nel dibattito sui fondamenti filosofici della teoria dei quanti, con i sostenitori, no, grosso modo, tagliando un po' le cose così brutalmente col coltello, dei sostenitori dell'interpretazione di Copenaghen da un lato, e invece W. Einstein o altri che, bello ovviamente, più vicini a un'interpretazione realista. Qui i testi originali potevano essere utilizzati, ma erano presenti in numero molto elevato. Io in questa occasione, ricordo, utilizzai un testo di Despagnat molto molto semplice, molto, molto immediato, che era anche avvicinabile da coloro che grandi studi in ambito della meccanica quantistica potevano non averne fatti, come ad esempio appunto i filosofi in formazione. Concludevo il percorso con cenni al paradosso EPR, all'entanglement e alle proposte di Schrödinger al paradosso del gatto di Schrödinger. Ovviamente chiamando filosofi da un lato e fisici dall'altro a cercare di sviluppare dei percorsi didattici centrati su questi punti. Qui ovviamente per ragioni di tempo non posso attardarmi a leggervi molti brani. Uno particolarmente interessante sul principio di complementarità lo trassi da Bohr, là dove appunto Bohr dice processi atomici individuali non li possiamo studiare con modalità classiche, noi possiamo soltanto studiarli attraverso una strumentazione che ci fornisce, condizioni sperimentali, informazioni complementari rispetto a ogni altra informazione sullo stesso sistema ottenuta con altri dispositivi. Queste informazioni non possono venire combinate in un'unica descrizione, ma sono aspetti ugualmente essenziali della conoscenza che di quel sistema fisico possiamo avere. E tutto ciò ovviamente è riferito all'ambito atomico. Molti altri brani potevano essere citati, qui ho sintetizzato e ho richiamato solo questo.
Ovviamente altri fisici potevano affrontare la questione con modalità diverse, con una sensibilità filosofica forse inferiore a quella di Bohr, come ad esempio Feynman, che semplicemente afferma nel suo famoso Lecture on Physics, un testo molto usato nei dipartimenti di fisica dagli studenti, a una scala molto piccola la realtà non si presenta né sotto le specie delle particelle, nemmeno delle onde, non è possibile spiegare questo in termini classici, qui giace the only mystery, il vero e unico mistero. E noi non possiamo far svanire questo mistero spiegando come opera, possiamo semplicemente dire come opera, e facendo ciò diciamo tutto ciò che è importante sapere intorno alla quantum mechanics. In genere concludevo il percorso con questo disegno molto carino tratto da un articolo apparso su Physics Today una trentina d'anni fa, dove si vede appunto la frontiera, tra l'altro questione molto problematica, la frontiera tra mondo classico e quello quantistico, delineata così in modo abbastanza simpatico, con il fumo che esce dal camino e che ovviamente si suddivide in due, con il gatto che è contemporaneamente vivo e morto, e con l'indicazione perentoria stop, show your classical apparatus. Qui chiamavo soltanto per concludere e diciamo stabilire un ponte tra le due tematiche, un piccolo brano di Popper tratto da un testo del 56 che dice, di fatto riferisce il dibattito filosofico e la dicotomia realismo-strumentalismo che si sviluppa sia già a partire dal Settecento, e dice, qui leggo Popper: i fisici si mantennero al di sopra di queste dispute filosofiche e continuarono la tradizione di Galileo, si votarono alla ricerca della verità. Ma tutto ciò, dice Popper, è storia passata. Oggi la concezione delle scienze è fondata da Osiander, dal cardinale Bellarmino, dal vescovo Berkeley, ha vinto la sua battaglia. Senza ulteriormente discutere e dibattere, il punto di vista strumentalistico è diventato un dogma indiscusso, il punto di vista ufficiale delle teorie fisiche. Ora, quest'ultima frase di Popper ovviamente non possiamo considerarla conclusiva di questo dibattito così vivace, ma io credo che proporre questo tema ai docenti di fisica e informazione, ai docenti di filosofia e informazione, sia molto utile, perché possono attrezzarsi in questo modo per stimolare nelle classi riflessioni molto, molto vivaci su questi argomenti, che permettono anche di rompere quel muro che a talora gli adolescenti erigono nei confronti dei loro docenti, perché tocca qualche cosa di molto profondo che è presente nell'anima di ciascuno di noi. Che cosa possiamo conoscere davvero? Le due pagine che seguono sono di bibliografia e non particolarmente interessanti. Vi ringrazio per l'attenzione. E grazie. Adesso vediamo se riesco a ritornare. Eccoli, con Escape riesco a... Ok, interrompo la presentazione. Sì, grazie Ivana della presentazione. Grazie. C'è nella chat, vedo, complimenti di Mauro Gargano, di Adele, che chiede che tipo di esercitazioni facevi fare sui brani. Le esercitazioni sostanzialmente erano, come dire, di realizzazione di percorsi didattici, ovvero chiamavo i docenti in formazione di fatto a scrivere, per così dire, una sceneggiatura, la sceneggiatura della loro lezione.
e quindi dovevano decidere, tenuto conto che avevano dei limiti di tempo ben precisi, ovviamente, non potevano pensare di sforare troppo, no, nelle loro lezioni, i tempi dati, che cosa andavano a leggere dei vari autori, che tipo di spiegazione frontale facevano ed eventualmente che tipo di attività con gli studenti potevano svolgere a livello laboratoriale. Perché se un docente ha una buona sceneggiatura scritta, poi la sua lezione diventa particolarmente efficace. Può anche dipartire dalla sua sceneggiatura, ma se ha questa come traccia, indubbiamente il suo intervento sarà, a mio avviso, più efficace. Mi scuso tra l'altro con il collega Greco, non sapevo, avrei dovuto cercare di preparare in inglese, ma non sapevo che sarebbe stato presente. Ma credo che lui abbia perfettamente compreso molte cose, in quanto scrive beautiful presentation, e quindi sicuramente è riuscito ad apprezzare. Thank you so much. Thank you. Grazie. Bene, non vedo altre domande, non capisco se Danilo Capetti ha una domanda. Sì, io ho una domanda, però mi pare che il tempo sarà il tempo un po' fuorviato dal titolo in cui c'era riferimento alle discipline storiche, poi ho visto l'intervento che c'era molta filosofia, e quindi io sono molto d'accordo su questo approccio. Penso che, diciamo, i filosofi e gli filosofi della scienza e gli storici della scienza si devono mettere un po' insieme nell'aiutare i fisici a insegnare la loro disciplina. Quindi era questo, insomma, perché normalmente mi sembra che ci sia un certo corporativismo, cioè gli storici vogliono imporre la storia, e diciamo conviene collaborare, secondo me. Quindi è bene un professore di fisica che colloquia con la filosofia e colloquia, magari il rapporto con lo storico sarà più difficile, non sarà il professore di storia, però sarà qualcosa, insomma. Quindi comunque sono d'accordo con lui, mi è piaciuta il tuo approccio, che è quello che Ti farei. ringrazio, Danilo. Tra l'altro, su Siderius Nuncius c'è anche la possibilità, eventualmente in un liceo classico, di una collaborazione col collega che insegna latino, perché ovviamente Siderius Nuncius è in lingua latina. Ecco, qui potrebbero venire fuori utili progetti multidisciplinari. Vi Grazie chiedo ancora. scusa, vi devo proprio interrompere per poter continuare. Diciamo che